Il 24 giugno 2023 resterà un giorno storico per la redazione Valtrompi di Più Valli TV, non solo per le emozioni che ci ha regalato nella visita al Guglielmo e nella sorpresa che abbiamo riservato al nostro direttore tecnico Michele Buffoli, ma anche per il taglio del nastro della nuova sede di Via Repubblica a Sarezzo, che ha completato idealmente un percorso iniziato 2 anni fa con la costituzione di un gruppo molto affiatato, ma che rappresenta solo l'inizio di una nuova fase, proiettata verso un futuro che ci auguriamo sempre più luminoso. Le numerose autorità intervenute all'evento hanno mostrato il loro apprezzamento nei confronti di una realtà che è nata con lo scopo di valorizzare il territorio e le risorse valtrumpline, spesso sottovalutate, e che offrono invece una serie di elementi che vale la pena di mettere in risalto. E questo è stato sin dall'inizio il nostro principale obiettivo. Lo abbiamo potuto perseguire grazie alle collaborazioni con gli enti, con la comunità montana, i comuni del territorio, le associazioni, i gruppi, naturalmente sotto la regia della nostra sede centrale di Dalfo Boario, sempre sensibile a sviluppare un racconto rivolto in modo particolare alle valli bresciane, che custodiscono un patrimonio culturale e turistico formidabile, e grazie ad un validissimo staff di collaboratori, incaricati alle riprese e montaggi Noemi Buffoli, Claudio Fausti, Marcello Panucci, Claudio Scarpella e Giuseppe Taboni, la giornalista Alessia Tagliabue, i collaboratori ai servizi giornalistici Beatrice Parola, Nicolò Bresciani e Roberta Baldussi, i collaboratori di redazione Alessia Armini, Sylvie Federici, Antonio Ferrari, Giacomo Gatti, Maurizio Giacomelli e Mary Spoli. A fare gli onori di casa nella circostanza, il proprietario della sede di Via Repubblica, nonché direttore tecnico della redazione Michele Buffoli, il direttore amministrativo Luca Comassi ed il direttore responsabile della redazione Valtrompi Piero Gasparini. Questo un breve estratto dei loro interventi. Grazie a tutti voi per la presenza qui, in questa che è la nuova sede della nostra redazione Valtrompia di Più Valli TV, per mezzo di un accordo, di una collaborazione stretta da ogni punto di vista, sia giornalistica che redazionale che economica, con Michele Buffoli e la sua ditta Digital Hawk. Io personalmente ho solo il piacere di ricordare che sto collaborando proficuamente con Più Valli TV da 5 anni, grazie ai primi accordi con l'amministratore, col presidente Fabio Bianchi e successivamente con la direttrice Sara Rizzi, e che negli ultimi 2 anni mi prendo un briciolo di merito di avere trascinato nell'avventura televisiva. In 2 anni, oggettivamente e realisticamente, siamo riusciti a creare una redazione, cioè nel senso proprio di un gruppo di persone, di cui poi dirà il Sergio in maniera dettagliata, una redazione che è composta da numerose persone, alcuni giornalisti, alcuni redattori, e anche un gruppo di persone che collaborano, come avete visto oggi, come Mauro Giacomelli, che collaborano con noi nella realizzazione degli eventi che di volta in volta facciamo, e ne facciamo anche parecchi. Probabilmente o quasi sicuramente si avvicina il momento nel quale lascerò tutto quello che so o che non so, lo lascerò tutto all'amico Luca, perché è nel frattempo con poca umiltà parlando, diventato grande dal punto di vista televisivo, ha imparato benissimo con la preziosa collaborazione di tutti. Il padrone di casa ufficiale è il nostro Michele Buffoli, che oggi avete visto che abbiamo festeggiato alla grande, quindi vediamo se ha ancora la possibilità di esprimere un fiato, il suo parere, ma riferito a Più Valli TV, redazione Valtrompi e la sua azienda. Grazie Piero. E ovviamente per me è giornata di grandi emozioni, quindi tante parole le ho già dette, adesso sarò breve, come si dice. E sono contentissimo e soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino adesso per quanto riguarda questo ambiente, e stiamo facendo delle, a parere mio, bellissime cose. Da come siamo partiti un paio di anni fa, 3 anni fa, siamo cresciuti molto, sta venendo fuori qualcosa di secondo me molto bello. Quindi ci auguro di continuare così e anche meglio. Adesso passo la parola a Luca.
Bene. Grazie Michele. Innanzitutto a Piero va un ringraziamento particolare perché, come ha detto, effettivamente sono tanti tanti anni che collaboriamo insieme con il giornale. Io gli ho sempre seguito la parte informatica. E io vengo da un settore che non è quello del giornalismo, ma è comunque relativo alla comunicazione, avendo seguito da sempre progetti in particolare relativi al mondo internet, al mondo e-commerce. E Piero però è una persona che sa dare grande entusiasmo e sa trascinare e coinvolgere le persone. In questi 2 anni abbiamo creato effettivamente un bel gruppo di lavoro, ed è un gruppo di lavoro che può dare continuità al lavoro giornalistico che è sempre stato fatto in valle. I collaboratori sono sempre più numerosi e sono sempre tutti a disposizione, e credo che sia bello aver creato una piccola struttura che però può dar voce in qualche modo alla valle, a quello che succede in valle, agli eventi. Dobbiamo veramente ringraziare tutti i collaboratori che sono sempre attenti a raccogliere quello che può essere trasmesso in valle e ad essere puntualmente sul territorio. Cioè, faccio un esempio: per quanto veramente siamo pochi, sabato scorso erano 2 o 3 dei nostri indivisi in 3 eventi, e per una struttura piccola non è così scontato riuscire a essere veramente così puntuali e così presenti in valle. Io stesso mi stupisco delle volte dei risultati che raccogliamo, perché quando parlo con qualcuno mi stupisco ancora quando gli dico: guarda che sto facendo quel progetto, e mi dicono: ah sì, io lo seguo. E è bello, è un bel risultato, vuol dire che stiamo arrivando alle persone. Siamo partiti con la realizzazione della trasmissione La Bella Provincia, La Bella Valtrompia, e da una TG Valtrompia in onda tutte le settimane, per poi allargare il raggio d'azione grazie alla collaborazione con la comunità montana di Valle Trompia, con la rubrica Una comunità in forma, che ha cercato di rappresentare al meglio quel che è la Valtrompia, i suoi caratteri amministrativi, turistici e culturali. Vale la pena di sottolineare che i dati di ascolto registrati confermano sempre di più un trend di crescita. Dalla copertura totale di persone raggiunte sui social nel mese di dicembre, che era di 63.000 persone per il TG e La Bella Valtrompia, siamo passati a maggio 2023 a 110.000 persone raggiunte, mentre la trasmissione speciale di Comunità Montana si è attestata, dopo 17 trasmissioni sin qui monitorate, a 147.000 persone raggiunte, vale a dire una media di 8.700 persone. Numerosi gli interventi nel corso della cerimonia di inaugurazione, a cominciare da quelli dell'editore di Più Valli TV Fabio Bianchi e della direttrice Sara Rizzi. E vorrei da Fabio Bianchi 2 parole, editore di Più Valli TV. Beh, innanzitutto grazie per questa giornata di oggi, perché celebra, ma ci permette anche di ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo progetto. Innanzitutto vorrei ringraziare gli enti qui presenti, dalla comunità montana che ci ha sostenuto fin dal primo momento, alla Regione Lombardia che ha sostenuto il nostro progetto di creare una comunità che non è solo la comunità della provincia di Brescia, ma è una comunità specifica all'interno della provincia di Brescia, che è quella delle valli. E ringraziamo anche per il supporto praticamente giornaliero di Sara Brizzi, direttrice di Più Valli. Grazie a voi, perché avete reso possibile un piccolo grande sogno, quello di appunto realizzare la missione che sta nel nome di Più Valli TV, cioè quella di abbracciare più valli e renderle più vicine, abbattere le distanze. Molto apprezzati gli interventi degli altri ospiti istituzionali presenti. Dare spazio, dare voce al territorio. Certo, vi manca un tassello, vi manca la Valsabbia, e credo che con quella andreste in orbita. Adesso avete decollato con quella, perché sappiamo che la Valsabbia è un valore aggiunto unico. Non è semplice per una redazione parlare anche di caccia, lo sappiamo, però è stato giusto farlo, e vedo quello che sta succedendo, che si sta allargando bene, quindi i territori hanno bisogno di portare questa voce, quindi ringrazio più che altro voi per quel lavoro che state facendo, ottimo. Con la Comunità Montana di Valle Trompia quest'anno abbiamo realizzato 20 puntate dedicate alla valle. Io personalmente ho scoperto delle cose che non conoscevo, pur essendo valtrompino da sempre. Insomma, è stata anche per me una felicissima esperienza. Massimo, la proseguiamo? Direi di sì, per noi è stata una sorpresa veramente molto positiva. Perché il far vedere alle persone, alla gente, visto che è una TV che si rivolge a tutti, il lavoro che viene fatto, ma non solo, le opportunità, le iniziative del territorio, credo sia molto importante. La cultura quest'anno in Valtrompia ha dimostrato il suo valore.
diceva bene il presidente prima, siamo industria, siamo produzione, siamo anche tanta cultura. Infatti, io sono davvero contenta oggi di essere qui, di essere stata invitata a questo evento e anche orgogliosa che la sede appunto è di Più Valle, la redazione della Valtrompia, sia sul nostro territorio, che è un territorio centrale rispetto alla valle e quindi un punto di riferimento per tante persone, per tante realtà. La cerimonia del taglio del nastro, effettuato dalla sindaca di Sarezzo Donatella Ongaro, con le nostre testimonial Mary e Sara, ha concluso una giornata indimenticabile per la nostra redazione.